Ho la parola all'ingegnere Salvatore Borsellino. Non occorre dire altro, aggiungere nulla al nome. Sono commosso anch'io questa sera a trovarmi qui in mezzo a voi. È una commozione che mi ha trasmesso il mio amico Gioacchino Genchi, il quale da sempre mi ha parlato di questo paese, e l'amore con il quale me ne ha sempre parlato, mi ha sempre detto voglio che vieni, voglio con me, come a Castelbuono, e come mi descriveva questo paese, mi fa oggi veramente commuovere essere qui questa sera, perché vedete, forse questo è un paese e quella Sicilia che io non ho conosciuto da ragazzo. Io sono nato in una città in cui le strade le riconoscevamo con il nome delle persone che vi erano state uccise. C'era la strada dove avevano ucciso Carlalberto dalla Chiesa, la strada dove avevano ucciso Chinnici, la strada dove c'era stata la strage di Viale Lazio, quella dove avevano ucciso Castarà. Così conoscevamo le strade quando io e mio fratello eravamo ragazzi, ed è da quella città che io me ne sono voluto scappare all'età di 27 anni. Sono andato via perché non pensavo di poter far nascere, vivere i miei figli, vivere la mia vita in una città in cui per trovare un lavoro avrei dovuto chiedere dei favori e poi quei favori a mia volta avrei dovuto restituire. Non pensavo di poter vivere in una città in cui, come succede oggi, fanno i pullman che girano nei posti dove hanno ammazzato le persone, tutti quei magistrati, quei giornalisti, quei poliziotti, quei sindacalisti che uno dopo l'altro sono stati uccisi da questo terribile cancro che ha divorato la nostra terra e dalla quale io ho creduto di fuggire andando a vivere, abitare e a fare nascere i miei figli a Milano. È stata solo un'illusione, non si può scappare da certe cose. Mio fratello non è scappato da Palermo, mio fratello è rimasto a Palermo e ha lottato per quello Stato, che quello stesso Stato che alla fine lo ha ucciso, ha fatto sì che fosse eliminato. Qui questo libro si chiama, il sottotitolo è Storia di un uomo in balia dello Stato. Un libro scritto per mio fratello, se me lo scrivessi io gli dovrei dare come titolo Storia di un uomo ucciso dallo Stato. Ed è quello che ho fatto qualche anno fa, quando dopo anni di silenzio, io sono stato a lungo in silenzio. Io dopo la strage di Via D'Amelio, vedendo quella che era la reazione della coscienza civile, la reazione, quella che mi sembrava essere la reazione dello Stato, ma soprattutto la reazione della gente di fronte a quella terribile strage che serviva di soli 57 giorni, la strage di Capaci, io ho creduto che veramente tutto stesse cambiando nel nostro paese. Io, vedendo quella che era la reazione soprattutto della gente, soprattutto della coscienza civile, che a Palermo per la prima volta metteva delle lenzuola bianche ai balconi dove scriveva io sono contro la mafia, ed era una cosa che a Palermo non era mai successa. Mettevano fuori delle lenzuole che significavano io che abito in questa strada, che mi affaccio a questo balcone, con i miei figli che escono da questo portone per andare a scuola, io sono contro la mafia. Questa era la reazione della gente. Quella era la reazione della gente che alla cattedrale di Palermo calciò a pugni, a schiaffi, a sputi tutti quei politici che si erano presentati per fare la loro passerella di fronte alle bare dei ragazzi di Paolo, bare che erano quasi vuoti. E io, di fronte a quella reazione, credendo come tutto stesse per cambiare, io ero arrivato a dire che se Dio aveva voluto che mio fratello morisse perché il nostro paese potesse cambiare, allora io ringraziavo Dio di averlo fatto morire.
perché sapevo che quello era il sogno di Paolo e sapeva che Paolo sarebbe stato felice di vedere come la sua morte fosse servita a far cambiare il nostro paese. Così arrivai a dire, così ho fatto, ho creduto per anni, che erano anni in cui io andavo nelle scuole a parlare di speranza, a parlare del sogno di Paolo, a parlare, a dire quella che era la speranza di Paolo, il sogno di Paolo di poter cambiare il nostro paese. E lo potevo fare perché sentivo dietro di me Paolo che mi suggeriva quello che dovevo dire. Io, che non avevo mai parlato a più di 3 persone messe insieme nei consigli, nelle riunioni dell'ufficio per il mio lavoro, io sono stato sempre abituato a parlare con i computer, ero pochissimo abituato a parlare con la gente, eppure sentivo Paolo che mi suggeriva le parole che dovevo dire e quindi riuscivo a parlare. Poi invece a poco mi sono reso conto come quel sogno, come quell'alba che credevo che stesse arrivando per il nostro paese invece era solo un miraggio. Non stava cambiando nulla, anzi tutto stava ritornando come prima, stava ritornando peggio di prima. Quel fresco profumo di libertà per cui Paolo aveva sacrificato la sua vita e che io avevo creduto di sentire, invece a poco di nuovo veniva sommerso da quel puzzo di compromesso morale, di continuità, di indifferenza. E allora non sono più riuscito a parlare, non potevo andare nelle scuole a parlare ai ragazzi di speranza, a parlare ai ragazzi di sogni, quando io quella speranza non ce l'avevo più dentro il cuore, quando quei sogni erano morti anche dentro di me. Non potevo soprattutto andare a parlare in nome di Paolo, perché io parlo solo perché sono fratello.